L'Associazione Culturale di Promozione Sociale Fantavica propone la mostra Altro Verso con l'artista e fotografa Sara Tramarin. L'associazione da anni, ormai da 18 anni, propone attività culturali di vario genere. La fotografia è una di queste. In particolare con Sara Tramarin si è voluto ragionare su alcune tematiche molto interessanti e soprattutto interdisciplinari, perché si parla non solo di fotografia, ma anche di ambiente, di rapporto appunto con la natura e con il territorio. Uno degli argomenti che noi affrontiamo anche nelle nostre attività artistiche di rigenerazione urbana, proprio nel territorio della provincia di Padova. Sara Tramarin è una designer, ma anche fotografa, una creativa, un'appassionata di recitazione. Da alcuni anni collabora anche con l'Associazione Culturale Fantalica nella realizzazione di progetti dedicati alla fotografia e in particolare nei laboratori rivolti ai nostri soci. Sara ama la fotografia, ma anche ama le arti in varie forme ed è proprio attraverso questo tipo di percezione, punto di vista, che nasce la mostra Altro Verso. Altro Verso è un racconto visivo che descrive il periodo storico che stiamo vivendo. È un necessario ritorno all'essenzialità, quindi al bisogno dell'anima. Le foto che presento sono scattate in momenti di vita diversi. Il progetto nasce proprio dalla fusione di due immagini che creano un'illusione quasi surreale. È un mix tra realismo e fantasia, ma con un significato molto concreto. Colui che osserva, dovrà quindi, non dovrà soffermarsi alla prima impressione, ma dovrà osservare ogni angolo dell'immagine in modo da, riuscire a scoprire l'altro verso. Le immagini sono 12 in totale e comincerei a spiegarvi, a raccontarvi l'immagine che è simbolo della mostra e si chiama Reticolato dell'anima. Reticolato dell'anima racconta la visione di un corpo femminile con una corazza di ferro, ma che altro non è che un reticolato, quindi una rete sottile che lascia intravedere uno spazio aperto. Un interno di rinascita e di colore. Questa foto si chiama Pianoforte ed è un palazzo molto geometrico e grigio che con l'alternanza del nero e bianco diventa un pianoforte. Un pianoforte che incontra le linee morbide e del violino. Questo per raccontare questo momento di mobilità nel mondo della musica e il nostro bisogno di ascolto e di condivisione. La Valle Marina invece è un ideale di mondo sott'acqua, dove i pesci nuotano senza contaminazioni e il contrasto vero è proprio questa lavanda, no? Il fatto che purifica lo spazio. Questa fotografia invece si chiama Palazzi Rosa ed è una visione dall'alto di palazzi e cemento. E con il contrasto però del tulipano, che ha la stessa direzione, però ha un colore molto forte e dà animo all'immagine. E il tulipano rappresenta prendersi cura dell'altro. In questo momento di isolamento è un contrasto molto forte. Passiamo poi a Respiro. Dove c'è una maschera a gas che si intravede, che si trasforma e diventa aria, diventa foglia. E in questo momento è un'immagine molto,
molto attuale. Siamo limitati nel respiro e abbiamo un gran desiderio di trasformare il respiro in aria. La terra che trema, invece, è un'immagine che rappresenta il vulcano. C'è questa persona ferma, immobile, e il fuoco rappresentato da questo ragazzo che ci viene incontro. Quindi questo sentirsi immobili, sentirsi completamente immobili. Questa immagine si chiama invece scacco matto e rappresenta il gioco degli scacchi, che è un gioco assolutamente riflessivo e che non ha un tempo, è molto lungo, no? Di solito dura molto, e invece con questo contrasto del treno che passa talmente veloce al punto tale che quasi non si vedono le linee che lo compongono. Ecco, questo è il contrasto tra la velocità del tempo che corre e il bisogno interiore di fermarsi. Passiamo poi al gioco volante. Il gioco volante è un fenicottero con all'interno una giostra. E è molto colorata e rappresenta proprio questo desiderio di divertimento. Dal nero, vedete, esce questo bisogno di colore, di divertimento, di volo, di libertà. La terza immagine invece è una bolla, si chiama In una bolla. È quando c'è un incontro di persone, un po' confuso, e questo incontro in questo momento è come se fosse chiuso dentro una bolla, in una bolla chiusa, distante dalla nostra quotidianità. Fuori gabbia, invece, rappresenta un cane in gabbia e con però la visione di libertà. In particolare questa fascia grigia rappresenta proprio la sua visione del mondo. Passiamo poi a camouflage. E questo contrasto di colori tra il camouflage classico e il rosa che si integra con questo colore e ammorbidisce la rigidità dell'immagine, rendendo l'immagine molto più accogliente. Infine, chiudiamo con un sorriso. Si chiama windsurf questa immagine e rappresenta una farfalla che fa surf. Qui in realtà c'è di nuovo l'incontro con la natura, tra la terra, gli animali, l'acqua, e in questo caso quello che ci rimane guardando questa immagine è proprio la piacevole sensazione. Grazie per l'attenzione e spero di essere riuscita a regalarvi un momento di evasione, ma anche di riflessione. E ringrazio Fantalica per lo spazio e la possibilità di potermi esprimere e soprattutto di poterlo condividere. Grazie a tutti.